questo corso che termina nella sua parte, diciamo così, più frontale, come si dice, ha il titolo Lo sport e la storia del Novecento e è costituito da 5 incontri, questo è l'ultimo, abbiamo cominciato l'11 dicembre, quindi ormai qualche mese fa, e quindi terminiamo oggi, 15 aprile 2021, con la professoressa Eleonora Belloni. Docente di storia economica e sociale dell'età moderna all'Università di Siena, presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Internazionali dell'Università appunto di Siena. Si occupa di svariati temi, ma fra le varie materie di cui si occupa, è qui oggi in veste di esperta di storia dello sport, pubblicazione recentissima, Franco Angeli 2019. Quando si andava in velocipede, storia della mobilità ciclistica in Italia 1870-1955. E rispetto a queste competenze, naturalmente, oggi ci parlerà di il titolo della sua relazione è Bicicletta e Storia d'Italia, un binomio che si sposa benissimo con questa idea di un corso di formazione docenti dedicato alla storia dello sport, come storia del Novecento. Si può usare la storia dello sport per insegnare la storia del Novecento? Noi lo crediamo e quindi stiamo appunto promuovendo questo corso che è. Dunque, Bicicletta e Storia d'Italia. Appunto, io vorrei partire in realtà proprio da un paio di precisazioni sul titolo, a partire dal perché Bicicletta e Storia d'Italia e non, ad esempio, ciclismo e Storia d'Italia, come forse sarebbe stato più logico in un corso che comunque appunto vuole leggere la storia d'Italia attraverso lo sport. Come sappiamo, in Italia esiste in realtà un problema lessicale nel trattare, nel riferirsi al tema della bicicletta, della pratica ciclistica in generale, perché a differenza dell'anglosassone cycling, che comunque indica un po' tutte le declinazioni della pratica ciclistica, quando in Italia si parla di ciclismo subito, in qualche modo appunto si rimanda all'accezione sportiva del ciclismo, quindi alla pratica del ciclismo sportivo e anzi quasi alla pratica del ciclismo sportivo professionistico. E lo stesso vocabolario Treccani alla voce ciclismo appunto ci riporta a questa definizione che io ho riportato qua, lo sport della bicicletta praticato individualmente o a squadre su strada o su pista in vari tipi di gare. Mentre quindi se ci vogliamo riferire a usi diversi della bicicletta dobbiamo utilizzare, ricorrere a alcune nozioni da mobilità ciclistica, pratica ciclistica, ciclismo urbano se vogliamo indicare appunto un particolare tipo di pratica ciclistica legata soprattutto all'uso quotidiano in città. E quindi tutto questo in qualche modo riflette però anche la tendenza a studiare questi due aspetti in modo separato, nel senso che nella storiografia italiana, ma non solo, si è avuto per tanto tempo la tendenza a studiare o il ciclismo come pratica di mobilità e quindi in qualche modo lasciando da parte, trascurando la parte sportiva, oppure dall'altra parte chi si è concentrato sul ciclismo sportivo ha ovviamente lasciato in qualche modo fuori tutto quello che sono le altre pratiche dell'uso della bicicletta. In realtà, però, ormai da qualche anno, la storiografia, soprattutto internazionale, per la verità, ha invece iniziato a sottolineare l'importanza di studiare il fenomeno ciclistico in una sua accezione quanto più completa possibile. Perché? Perché in qualche modo per chi vuole studiare, come ad esempio ho fatto io, che comunque mi sono avvicinata al ciclismo dal punto di vista di storia dei trasporti e della mobilità e non solo di storia dello sport, che vuole studiare il fenomeno ciclistico non può ovviamente trascurare una parte importante della cosiddetta cultura della bicicletta, come può essere appunto il ciclismo sportivo e come lo è soprattutto in quei paesi
che in quella teorizzazione che ha fatto Helios de Lewis sulle diverse culture ciclistiche ha appunto individuato come i paesi della cultura ciclistica sportiva. Volendo, diciamo che sono stati individuati tre tipi di culture ciclistiche, quelle che lui chiama le culture del declassamento della bicicletta, dove cioè molto precocemente con l'arrivo dell'automobile la bicicletta è stata individuata come un mezzo povero e quindi in qualche modo ha perso attrattiva all'interno della cultura di quei paesi, e lui cita paesi soprattutto appunto anglosassoni, gli Stati Uniti, l'Inghilterra, in parte la Germania. Alla parte opposta ci sono i cosiddetti paesi della democratizzazione della bicicletta, dove invece la bicicletta è stata posta al centro di un vero e proprio percorso di costruzione dell'identità nazionale, e ovviamente vengono in mente le grandi nazioni ciclistiche, l'Olanda, la Danimarca. E poi c'è appunto un terzo modello che è quello in cui da una parte c'è stato sì un abbandono precoce della bicicletta a livello di cultura della mobilità, ma dall'altra parte invece la bicicletta è rimasta nella cultura del paese proprio attraverso la sua declinazione sportiva, quindi sotto forma di ciclismo sportivo. E tra questi paesi appunto vengono citati l'Italia, oltre poi la Francia, la Spagna, in parte il Belgio. E quindi questo ci fa capire come, tanto più in un paese come l'Italia, è importante dare una visione quanto più completa del fenomeno ciclistico, e quindi è quello che io ho cercato di fare nei miei studi e quello che cercherò anche di fare anche stasera. Quindi questo per dire che in realtà quello che andremo a vedere non è una storia prettamente sportiva del ciclismo, ma è una storia della, in qualche modo del modo in cui la bicicletta, l'uso della bicicletta intercetta la storia del Novecento italiano. Ho cercato di farlo dando ovviamente una periodizzazione, con tutti i limiti che le periodizzazioni hanno sempre, una periodizzazione che, come vedremo, cerca di andare oltre la logica del rise and fall, cioè oltre quella logica per cui di solito la storia della bicicletta è stata presentata come una storia che vive il suo boom alla fine dell'Ottocento, quando la bicicletta compare nelle strade europee e non solo, per poi subire una progressiva caduta. Ma come vedremo, questa lettura rischia di essere una lettura fin troppo semplicistica. Quindi in realtà quello che noi cercheremo di dimostrare è che in qualche modo la storia della bicicletta riesce ad accompagnare tutta la complessità della storia di un paese. E quindi, per completare la, diciamo, la presentazione del perché bicicletta e storia d'Italia, detto appunto perché non ciclismo e perché invece bicicletta, perché però appunto può avere un senso ricostruire la storia d'Italia attraverso la bicicletta. Io qui ho indicato in realtà le quattro motivazioni che mi hanno spinto appunto ad avvicinarmi a questo tema. Le prime due, su cui vado molto più veloce, sono quelle che attengono più al campo della storia dei trasporti e della mobilità, che è uno dei miei settori di studi. Quindi, da una parte la considerazione del fatto che tra tutti i mezzi di trasporto la bicicletta è stata una di quelle meno studiate, e questo ovviamente riflette un po' quell'idea che ha fatto del Novecento, diciamo dell'automobile, la rivoluzione del Novecento, e quindi ovviamente anche da un punto di vista degli studi ha avuto la tendenza a concentrarsi appunto sulla mobilità motorizzata piuttosto che sulla mobilità non motorizzata. L'altra ragione, che riguarda sempre il campo di studi, diciamo, della storia dei trasporti e della mobilità, è invece una considerazione che parte però dal presente. Oggi si parla tanto di rinascita della bicicletta, di nuovo boom ciclistico. Tutto questo però in Italia deve fare i conti con una persistente difficoltà invece da parte della bicicletta a trovare un posto sulla strada innanzitutto, e poi anche all'interno della cultura della mobilità. Si verifica quel gap che può essere definito tra la visibilità teorica, quindi il fatto che oggi in realtà si parla di tanto di bicicletta,
e l'invisibilità pratica, la difficoltà cioè ancora però a conquistarsi degli spazi reali. E quindi la convinzione che per trovare le cause di tutto questo e quindi in qualche modo anche per studiare il problema attuale della mobilità, perché ovviamente si sa la mobilità ciclistica, la mobilità pedonale rappresentano una delle possibili soluzioni ai problemi della mobilità del presente, in particolare di insostenibilità della mobilità. Per capire appunto tutto questo, in qualche modo possiamo fare appello alle lezioni del passato, cioè l'idea che esista una sorta di filo rosso tra come ci muovevamo nel passato e come ci muoviamo oggi, e che per capire il perché di certe difficoltà attuali sia necessario capire il modo in cui un certo modello di mobilità si è sviluppato nel lungo periodo. Però andando a quello che ci interessa di più, perché quindi la bicicletta appunto può essere un punto di osservazione privilegiato per studiare la storia d'Italia? Perché la bicicletta, come ormai è stato da più parti riconosciuto, rappresenta uno, sicuramente non l'unico, ma uno degli elementi fondativi dell'identità italiana. E in particolare rappresenta una sorta di punto di osservazione privilegiato per studiare quel grande fenomeno, quel grande tema storiografico che è quello della modernizzazione del paese. Quindi quel processo che di fatto inizia nella seconda metà dell'Ottocento e che poi prosegue fino ad oggi. E quello che noi cercheremo di fare è andare a vedere in quali momenti, quindi quali sono questi momenti in cui il tema della pratica ciclistica intercetta appunto i grandi temi della modernizzazione del paese e che fanno sì che all'interno in realtà della storia della bicicletta ci siano tante piccole storie che ci permettono appunto di fare questa lettura in qualche modo particolare della storia del paese. Se ci pensiamo, la storia della bicicletta è ad esempio la storia di una parte importante dell'industria italiana e quindi del processo di industrializzazione, in particolare di quell'industria meccanica che è stata uno dei settori trainanti sia del decollo industriale a cavallo tra l'Otto e il Novecento, quando appunto la bicicletta fa la sua comparsa, sia però, parlando appunto di industria meccanica in generale, anche poi del percorso di lungo periodo al miracolo economico e oltre. Ma è ad esempio una storia dell'urbanizzazione e quindi di come la città viene pianificata, ma anche di come cambia il volto economico-sociale della città nel tempo. È una storia di fenomeni come la conquista del tempo libero, la nascita del turismo, lo svilupparsi di un quadro di consumi sempre, più definito, che come vediamo sono tutti temi che appunto fanno pienamente parte a tutti gli effetti del grande percorso della modernizzazione del paese e che la bicicletta ci permette di studiare da un punto di osservazione particolare. E infine un ultimo motivo, questo sì che interessa più l'aspetto sportivo del tema, è sicuramente quello di un grande evento legato alla bicicletta, il Giro d'Italia, che come anche qui la storiografia ha ampiamente riconosciuto, può essere a tutti gli effetti considerata una delle istituzioni del nostro paese e anzi una delle istituzioni più longeve e più continuative in un paese che in realtà noi sappiamo è stato percorso da tante fratture, da tante interruzioni, per cui è difficile in realtà trovare un'istituzione che al pari del Giro d'Italia abbia accompagnato di fatto quasi l'intera storia contemporanea del paese, sicuramente almeno a partire appunto dall'inizio del Novecento. Quindi tutto questo, per tutte queste ragioni, può avere un senso appunto compiere questo percorso. Come vi dicevo, ho cercato di farlo attraverso una periodizzazione, e il primo momento, la prima fase che ho individuato è quella che appunto ho chiamato il ciclismo dell'età pionieristica o del ciclismo sportivo ricreativo. 1870-1900, perché 1870 è una data scelta ovviamente in qualche modo un po' simbolicamente, perché è l'anno, come ora vedremo, in cui nascono in Italia i primi veloce club e quindi in cui in qualche modo inizia ad essere istituzionalizzato il fenomeno ciclistico, fino poi al passaggio del secolo.
A sua volta, questa fase può essere divisa in due sottofasi, che in realtà non sono due fasi distinte, ma si sovrappongono. Una fase più prettamente sportiva, nel senso che, come ora vedremo, la bicicletta da subito attrae soprattutto i giovani dell'alta società, della nobiltà e poi dell'alta borghesia. Subito utilizzano il mezzo per una serie di attività molto precocemente orientate alla competizione. Una competizione che ovviamente all'inizio è molto improvvisata, poco istituzionalizzata e che poi invece lo diventa sempre di più attraverso una serie di gare, appunto di competizioni, in una prima fase soprattutto su pista e poi invece soprattutto su strada. A partire da un certo momento però a questo tipo di utilizzo della bicicletta se ne affianca un altro che io ho definito come una fase del ciclismo appunto ricreativo, in cui cioè quella funzione igienica potremmo dire della bicicletta, nel senso la bicicletta utilizzata ad esempio per la scoperta del territorio, per le passeggiate, per le gite fuori porta, prevale rispetto appunto a quell'utilizzo invece orientato molto chiaramente alla competizione e alla ricerca del record. C'è anche un momento che in qualche modo segna la separazione di questi due utilizzi della bicicletta, che è rappresentato dalla nascita, ora poi lo vedremo, del Touring Club Ciclistico Italiano nel 1894. Quindi cerchiamo di vedere, ora ovviamente andremo molto rapidamente, quali sono alcuni di questi passaggi che, attraverso i quali la bicicletta intercetta questo processo di modernizzazione. Innanzitutto, appunto, la bicicletta vive dal momento in cui fa la sua comparsa nelle strade italiane, un processo, tutto sommato anche abbastanza rapido, di istituzionalizzazione. Con la nascita innanzitutto dei primi veloce club, il primo in assoluto è il Veloce Club di Firenze che nasce nel gennaio del 70, segue a ruota quello di Milano nel marzo del 1970 e subito, pochi mesi dopo, si ha anche quella che ci sono state poi qui varie ricostruzioni, vari dibattiti, ma insomma ormai più o meno è riconosciuta come la prima gara su strada che si è svolta appunto in Italia, la Firenze Pistoia del 1870, organizzata appunto dal Veloce Club di Firenze. E qui, intanto, da sottolineare un aspetto interessante, la prima gara su strada in assoluto viene comunemente ritenuta la Parigi-Rouen del 1869, quindi come vedete i tempi più o meno sono quelli, cioè c'è un anno tutta più di sfasamento temporale, e questo ci permette innanzitutto di affermare, proprio attraverso le vicende del velocipedismo, del ciclismo, che tutto sommato l'Italia arriva senza un eccessivo ritardo al suo appuntamento con la nascita del movimento sportivo in generale. Per tanti anni, cioè, si è detto l'Italia, paese in qualche modo arretrato, con un processo di unificazione tardivo, incrocia il tema della nascita del movimento sportivo con il ritardo. In realtà non è così, nel senso che, come ci dimostra la stessa vicenda del ciclismo, tutto sommato il movimento sportivo in generale italiano appare in linea con i tempi, con quello di altri paesi, se non altro dell'Europa continentale, ovviamente un po' sfasato rispetto a quello inglese, ma ad esempio in linea con quello che avviene in Francia. Un primo momento di, in qualche modo, sintesi, quindi di questa nascita dei primi veloce club è rappresentato, quindi un primo tentativo, diciamo, di dare una veste unitaria anche di rappresentazione a queste prime società, è rappresentato dalla nascita nel 1885 dell'Unione Velocipedistica Italiana. Ma in realtà fa parte del processo di istituzionalizzazione anche, ad esempio, il moltiplicarsi del numero di riviste, di pubblicazioni settoriali legate appunto al tema della bicicletta e al ciclismo, che nell'arco di pochi anni fanno la loro comparsa nel paese.
Io qui ve ne ho elencate alcune, come vedete, si va dal 1883 e poi 89, 92, 93, 94, 95, quindi davvero in un arco brevissimo di anni, mentre intanto nascevano e si moltiplicavano le società e i club velocipedistici, intanto però nasceva anche tutta una prima stampa attorno al fenomeno della bicicletta. E questo ovviamente per chi studia il ciclismo è importante anche da un punto di vista delle fonti, perché ad oggi queste pubblicazioni, alcune delle quali in realtà si trovano con non tanta facilità, ma insomma, rappresentano sicuramente una delle fonti principali per lo studio del ciclismo, quindi del fenomeno velocipedistico, almeno in questa fase. Fonti che ci permettono ad esempio di ricostruire quali sono i grandi temi che ruotano attorno alla bicicletta, poi li vedremo alcuni, ad esempio tutto il dibattito attorno alla tassa imposta sui velocipedi, il dibattito sui decreti comunali che vietavano la circolazione delle biciclette. Tutto questo è possibile ricostruirlo appunto attraverso queste pubblicazioni, ma allo stesso tempo riportavano ad esempio via via la nascita, la notizia della nascita appunto delle varie società, dei vari velociclub oppure della chiusura che avveniva. Riportavano i nomi dei presidenti, degli aderenti, le prime gare e quindi anche i primi record, i primi nomi dei campioni. Quindi rappresentano davvero una fonte in un quadro in cui in realtà non ci sono molte altre fonti per lo studio del fenomeno velocipedista. Molto importante. La fonte ovviamente è data dagli statuti di queste società e di questi veloce club, che in realtà di solito non hanno poi un archivio, quindi è difficile studiarne le vicende attraverso gli archivi perché facilmente sono presenti. Gli statuti invece si trovano tutto sommato facilmente. Io nella sulla Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze ne ho trovati tantissimi. E ovviamente anche gli statuti sono una fonte importante per cosa? Innanzitutto per capire le attività di queste prime società ciclistiche. Gli obiettivi, qui vi riporto l'articolo 2 dello Statuto dei Velociclub di Firenze, che ovviamente essendo stato il primo, poi fece un po' da modello per tutti gli altri. Quali erano appunto gli obiettivi? Porre i velocipedisti in relazione fra loro, promuovere la fabbricazione dei velocipedi, stabilire corse e esposizioni in occasione delle quali si decreteranno ricompense, propagare l'esercizio del velocipede e prendere in affitto delle rimesse per velocipedi dei soci. Quindi, come si vede, di fatto possiamo dire un obiettivo di diffusione, di sostegno all'attività velocipedistica e ovviamente ai soci che facevano uso della bicicletta. Gli articoli successivi poi di solito riportavano, come negli statuti classici, insomma, un po' di tutte le associazioni di questo periodo, il ruolo, i diritti e doveri dei soci, le cariche sociali, le adunanze. Una cosa che ad esempio si vede dagli statuti è che le donne in alcuni casi erano escluse. Spesso in realtà per statuto erano formalmente ammesse, ma poi alcuni articoli le escludevano, ad esempio, dalle cariche sociali, quindi in realtà era spesso una presenza puramente formale. La cosa interessante, che in parte distingue questi statuti da altri, è il fatto che spesso erano accompagnati da un regolamento messo in appendice, che conteneva appunto una sorta di codice di comportamento per come i soci e quindi i velocipedisti dovevano comportarsi sulle strade. E qui, esempio, dal fatto che dovevano tenere la destra, dal fatto che non dovevano ingaggiare gare improvvisate tra di loro per non mettere in pericolo altri utenti della strada, il fatto che dovevano segnalare nel caso di sorpasso e così via. E quindi questo è importante innanzitutto perché vanno quindi a colmare un vuoto normativo che ancora in questo momento esisteva, nel senso che non esistevano codici che regolassero in modo chiaro la circolazione. E poi anche perché denotano la preoccupazione, ovviamente da parte di chi voleva appunto difendere gli interessi ciclistici, del fatto che comportamenti magari inappropriati potessero compromettere la legittimazione della bicicletta nella società. Per
Perché lo vedremo ora tra un po', perché in realtà accanto all'entusiasmo sono tante anche le resistenze che incontra la prima diffusione della bicicletta. Qui ho riportato una tabella dove si vede la diffusione, tutto sommato, diciamo, abbastanza rapida delle società, dei club velocipedistici. Vediamo nel 1884, quindi alla vigilia della nascita dell'Unione Velocipedistica da 94, l'Unione infatti all'inizio ne rappresenterà 25, e poi però via via 51, 62, 64, fino ad arrivare al 1896, dove erano già presenti, censiti almeno, 175 tra società e club. La geografia, anche questo è interessante, di questi primi club rispecchiava in modo abbastanza fedele quella di quello che sarebbe divenuto poi il triangolo industriale del paese, quindi Lombardia, Piemonte e Liguria, con però due eccezioni interessanti. Da una parte la Toscana, che presenta da subito un numero abbastanza importante di club, oltre appunto, come abbiamo visto, a vantare il primo club in assoluto, e dall'altra il Veneto. Quindi diciamo che si possono individuare tre grandi macchie di diffusione, con invece gran parte dell'Italia centro-meridionale che rimane per lungo tempo esclusa da questo fenomeno di diffusione del velocipedismo. Abbiamo detto una data importante rappresentata, rimanendo appunto nel campo dell'istituzionalizzazione del fenomeno ciclistico, dalla nascita nel 1894 del Touring Club Ciclistico Italiano. Perché nasce questa nuova istituzione? Perché in realtà l'Unione Velocipedistica, a dispetto di quello che indicava il nome, appunto Unione, in realtà non era riuscita a legittimarsi come appunto invece unificante, rappresentativo dell'intero mondo che ruotava attorno alla bicicletta. Da subito infatti si presenta come una realtà molto divisa al suo interno, in particolare a causa di quelle spinte che, come abbiamo visto, spingevano verso un utilizzo della bicicletta meno orientato alla competizione e invece più orientato all'uso, che noi potremmo dire appunto cicloturistico. Di fatto, appunto, attorno alla bicicletta nasce anche un vero e proprio tipo di nuovo viaggio, di nuovo esplorazione del territorio, che è appunto quella del cicloturismo. Nel 1894 queste divisioni appunto vengono sancite dalla nascita del Touring Club, che quindi prende su di sé la parte turistica del mondo ciclistico, lasciando invece all'UBI la parte sportiva. E questo è un aspetto che non va trascurato, perché ci fa vedere come in realtà il mondo ciclistico nasce già diviso al suo interno. E questo è uno degli aspetti che poi rappresenterà un elemento continuativo lungo tutta la storia, come vedremo, del Novecento, e che poi si ripresenterà in vari momenti fino a tempi molto recenti. Di fatto il mondo della bicicletta ancora oggi non riesce a presentarsi come un mondo unitario e quindi in qualche modo la bicicletta si trova da subito da una parte, come vedremo tra un attimo, a contrastare la concorrenza di altri mezzi, ovviamente l'automobile, dall'altra però a contrastare anche le spinte divisive al suo interno, ovviamente con conseguenze importanti dal punto di vista della capacità di in qualche modo rappresentare i propri interessi all'interno della cultura del paese. Lo scopo del Touring, dichiarato appunto da statuto, è quello della tutela degli interessi dei ciclisti e viaggiatori, e come si concretizza tutto questo? Ancora una volta la lettura dello statuto ci aiuta. L'articolo 2 elencava appunto questi come obiettivi del Touring: ancora una volta incoraggiare l'uso dei velocipedi sulle pubbliche strade, procurare assistenza legale, facilitare la sicurezza di viaggi, gite e passeggiate, raccogliere informazioni per itinerari, ottenere facilitazioni in alberghi, società ferroviarie, navigazione, manutenzione strade e sentieri per ciclisti, collocare cartelli indicatori ai crocevie delle strade nazionali, fornire guide stradali. Quindi, come si vede, quella di cui si fa carico il Touring è in realtà una
un compito che va oltre per molti aspetti a quello della stessa tutela degli interessi ciclistici, nel senso che molte delle attività portate avanti dalla pubblicazione delle guide, degli itinerari, ma anche tutta l'attività, ad esempio, per migliorare la condizione delle strade, che sappiamo ancora a fine 800 erano strade in condizioni disastrose, invase dalla polvere, dalle buche, dal fango. E quindi fare un'opera, ad esempio, di pressione per il miglioramento della condizione delle strade. E poi, come vedremo, battaglie come quella, ad esempio, contro le limitazioni all'uso della bicicletta, sono in realtà tutte azioni che in qualche modo vanno a vantaggio più in generale degli utenti della strada, e quindi un'azione in qualche modo che ancora una volta supplisce, in un momento in cui ancora mancano istituzioni deputate alla gestione in qualche modo del problema stradale, supplisce appunto a queste mancanze. Per quanto riguarda però l'aspetto più strettamente ciclistico, una delle attività sicuramente principali del touring fu quello dell'organizzazione delle gite, che doveva e non a caso rappresentare nella volontà del Turing il modo migliore per mostrare le possibilità, le potenzialità del nuovo mezzo, quindi mostrando quali erano le potenzialità del suo utilizzo. Qui, ad esempio, ci sono alcune foto molto belle riprese dall'archivio del Touring Club, appunto, che in realtà è un archivio in gran parte digitalizzato all'indirizzo digitouring.it, si trova appunto digitalizzato e quindi fruibile pubblicamente sia una parte dell'archivio fotografico, sia anche una buona parte dell'archivio delle riviste, ad esempio, tutte digitalizzate, quindi anche questo. Per chi fa ricerca, insomma, dal punto di vista della ricerca, ma anche in qualche modo della possibilità di costruire dei percorsi in qualche modo educativi attorno alla bicicletta, rappresenta una fonte importante. E qui appunto ci sono alcune foto riprese dall'archivio del Turing che mostrano, le prime due sono della staffetta Milano-Roma del 1894 e poi questa di una gita organizzata a Trento, ad esempio, nel 1898. Quindi, detto un po' del percorso appunto che abbiamo chiamato di istituzionalizzazione del fenomeno ciclistico, cerchiamo di vedere però perché la bicicletta ha subito un grande successo, in che modo, quali valori incarna, quali valori intercetta di quel processo di modernizzazione di cui abbiamo parlato. La bicicletta da subito fa rima con alcuni aspetti, come quelli del progresso, della libertà individuale, ovviamente per la possibilità di spostamento che permette, ma soprattutto fa rima con il concetto di modernità e di velocità. Tanto è vero che un tipo di notizie che si trovano in quelle pubblicazioni, in quelle riviste che abbiamo visto, spesso si racconta ad esempio di gare ingaggiate tra le biciclette, il cavallo d'acciaio e i cavalli per vedere chi andava più veloce, oppure ad esempio tra le biciclette e le tranvie, che in qualche modo ci ricordano poi quelle gare che verranno ingaggiate nell'Italia del miracolo economico, ad esempio tra le automobili sportive e i treni. C'è quindi da subito in qualche modo questa tendenza a identificare appunto nel mezzo di trasporto questa idea, questo valore della velocità. E quindi appunto velocità, modernità che in qualche modo viene associata alla bicicletta e è uno degli elementi che sta alla base del boom ciclistico di fine secolo, ma che, come vedrai, altrettanto rapidamente viene in qualche modo traslata, trasferita su altri mezzi come l'automobile. Tutto questo non ci deve però neppure far pensare ad una diffusione eccessivamente rapida del mezzo, cioè abbiamo detto sì, è vero, i velociclub, le società si moltiplicano, c'è questa sorta di euforia attorno alla bicicletta, ma è anche vero che se poi guardiamo i numeri, vediamo che la diffusione è tutto sommato una diffusione lenta, soprattutto se ora poi vi farò vedere una tabella paragonata a quella di altri paesi. E che cos'è quindi che rallenta la diffusione della bicicletta, nonostante questo entusiasmo attorno al nuovo mezzo? Innanzitutto, il mancato sviluppo di
un'industria nazionale della bicicletta. Come sappiamo, siamo ancora in fase in cui l'Italia ha non ancora o appena avviato il proprio processo di decollo industriale. E è vero che, ad esempio, nel 1885 nasce a Milano la ditta Edoardo Bianchi, che poi è una di quelle che ha fatto la storia, che ancora oggi fa la storia della bicicletta in Italia e nel mondo, ma ancora di fatto per tutto l'Ottocento la produzione italiana appare molto molto in ritardo rispetto alla produzione estera, quindi l'Italia appare quasi totalmente dipendente dalle importazioni sia per quanto riguarda il prodotto finito sia anche per le varie parti da assemblare. E questo lo si vede bene, ad esempio, se si guardano le pubblicità che si trovano sempre su quelle famose riviste specializzate e che ci mostrano in gran parte pubblicità di mezzi, quindi di ditte di produzione estere. Oppure, ad esempio, se si guardano i cataloghi delle esposizioni nazionali e internazionali, che ci sono tra fine 800 e inizio 900, se si scorrono i nomi, le liste dei cataloghi degli espositori a queste esposizioni, si vede che appunto almeno fino all'inizio del 900 in gran parte sono ditte estere. E perché questo ovviamente rallenta la diffusione? Perché essere dipendenti dalle importazioni significa mantenere alti i prezzi del prodotto finito e in un quadro in cui comunque il livello dei salari era ovviamente ancora molto basso, è chiaro che questo rappresenta un ostacolo importante ad una diffusione più generalizzata del mezzo. Ma in realtà non è questa l'unica ragione. Diciamo, questa è una ragione più attinente al quadro che potremmo definire materiale, ma ci sono in realtà alcune ragioni che attengono invece maggiormente al quadro culturale che inizia a definirsi attorno alla bicicletta e in particolare ragioni che vanno ricondotte, come vi anticipavo, a quel fenomeno di resistenza che si crea attorno alla diffusione della bicicletta. Resistenza che, ad esempio, si vede bene dal fenomeno dei regolamenti municipali. Di solito viene dato questo regolamento del 1869, quindi molto precoce, di fatto c'erano le primissime biciclette che circolavano a Milano, in cui veniva proibita in via assoluta la circolazione delle biciclette, ma in realtà un provvedimento simile poco tempo dopo si è anche a Firenze e poi via via un po' in tutte le città. Magari cambiavano di volta in volta i divieti, ad esempio si vietava di circolare nella zona della stazione negli orari degli arrivi o delle partenze dei treni, di circolare nelle vie troppo frequentate, però poi anche nelle vie troppo isolate, oppure di circolare in alcune ore perché erano le ore del passeggio e quindi le biciclette potevano essere dannose per i pedoni. Quindi tutta una serie di restrizioni, dove maggiori, dove minori, che però denotano in qualche modo questo tentativo di frenare questa diffusione di questo mezzo che comunque fa paura. E un tema che di solito viene citato, un aspetto che di solito viene citato esemplificativo di queste resistenze che nascono attorno alla diffusione della bicicletta è quello del rapporto fin dall'inizio molto contrastato tra la donna e la bicicletta, che ovviamente è un tema dove si incontrano resistenze diverse, nel senso che da una parte ci sono le resistenze che riguardano più in generale appunto il mezzo a due ruote, la diffusione della bicicletta, dall'altra ci sono le resistenze che riguardano l'avvicinamento della donna all'attività sportiva, quindi allo sport o comunque in generale, più in generale all'attività ginnico-sportiva. Resistenze che spesso, ad esempio, trovavano il sostegno di teorie medico-scientifiche. Troviamo tantissimi manuali di fine 800 e inizio 900 in cui dei medici anche noti elencavano tutta una serie di ragioni secondo le quali sarebbe stato dannoso per le donne fare uso della bicicletta. Ma è ovvio che dietro tutto questo c'era in realtà una resistenza culturale a quella che da subito viene vista invece come un possibile strumento di emancipazione, nel senso che da subito si colgono le potenzialità che la bicicletta ha,
come strumento di liberazione della donna. Perché? Perché comunque le permette di allontanarsi dal controllo, che poteva essere il controllo del marito, del padre, della famiglia, di avere comunque, di conquistarsi degli spazi fisici di spostamento e quindi poi anche degli spazi in realtà di conquista di età culturale. Uno dei contributi più evidenti che da subito si vede in questa potenzialità appunto di liberazione è solamente ad esempio il contributo che la bicicletta dà nel cambiare il canone estetico, ma anche proprio il canone di abbigliamento delle donne. È ovvio che l'utilizzo della bicicletta fosse del tutto incompatibile con l'abbigliamento tipico, soprattutto delle donne dell'alta società, quindi quegli abiti ingombranti, i corpetti, gli ombrellini, i guanti. Tutto questo ovviamente non si conciliava con l'utilizzo del mezzo e quindi la bicicletta favorisce, accelera l'introduzione, ad esempio, nel guardaroba di nuovi indumenti a partire dalle gonne e pantalone, o meglio, prima a partire da abiti e gonne con gonne un po' meno ingombranti, poi le gonne e pantalone, e poi via via con il contributo in realtà poi di altri passaggi storici, la Grande Guerra che in qualche modo contribuisce anch'essa con la donna lavoratrice al cambiamento del guardaroba. Comunque, contribuisce sicuramente a questa rivoluzione. Tanto è vero che sempre nelle riviste di cui abbiamo parlato, spesso si ritrovano delle rubriche anche interamente dedicate proprio al tema, ad esempio, della moda per le donne cicliste, quindi dell'abbigliamento con tanto di figure, di disegni appunto dei nuovi abiti. E in generale possiamo dire che la donna in bicicletta conquista subito uno spazio importante diciamo, nell'aspetto della comunicazione figurata. Ad esempio, il binomio donna-bicicletta diviene uno dei più utilizzati dalla cartellonistica pubblicitaria di inizio Novecento. Questo perché? Perché l'industria in generale è una delle prime a cogliere in realtà l'importanza invece dell'avvicinamento della donna alla bicicletta, tant'è vero che ad esempio precocemente iniziano ad essere pubblicati cataloghi in cui ci sono modelli diversificati da donna, da uomo e poi anche da bambino, ma appunto anche nella pubblicità la donna viene spesso utilizzata e in qualche modo per lanciare un messaggio sia all'uomo, perché comunque questa immagine della donna a volte ammiccante, elegante ma anche libera, doveva in qualche modo far appunto sull'uomo, ma anche sulla donna stessa, perché in qualche modo veniva mostrata alle donne appunto la possibilità di rappresentarsi e quindi in qualche modo di vivere un passaggio, una liberazione rispetto alla condizione in cui erano costrette dalla cultura di fine Ottocento. Se tutto questo è vero però che dove sicuramente la donna continua ad incontrare una resistenza molto forte è nell'approccio prettamente sportivo alla bicicletta, cioè la donna che partecipa alle gare ciclistiche continua ad essere fortemente ostacolata. Ci sono via via anche qui notizie nelle riviste di vari nomi di donne che partecipano a gare miste oppure poi anche le prime gare esclusivamente femminili. Ma in realtà sono casi molto isolati e comunque sempre presentati con un tono abbastanza critico. E quindi, mentre quelle stesse riviste nelle cronache dall'estero riportavano magari le notizie di club esclusivamente femminili, club velocipedistici esclusivamente femminili che nascevano via via, soprattutto in Germania, in Belgio, in Austria, nel 1894 invece in Italia, ad esempio, l'Unione Velocipedistica vieta, sancisce quindi il divieto per le donne di partecipare alle gare. Questo ovviamente non significa che le donne da quel momento non parteciperanno più. Nel 1902, ad esempio, nell'ambito del secondo convegno turistico nazionale organizzato dal Touring, si tiene il primo convegno ciclistico femminile d'Italia. Via via appunto iniziano a essere organizzate anche le prime gare esclusivamente femminili, però
ovviamente rimane questa forte ostilità. Ma soprattutto quello che secondo me è uno degli aspetti più importanti da notare in questo tema, in qualche modo, del rapporto tra donna e bicicletta, è che in Italia non si sviluppa mai, a differenza di altri paesi, un dibattito teorico attorno al tema, sviluppato quindi dalle donne stesse, che riconoscono in modo consapevole la bicicletta come mezzo di emancipazione. Nel senso che la bicicletta sicuramente contribuisce in alcuni aspetti all'emancipazione della donna, abbiamo detto l'abbigliamento e così via, ma non c'è in Italia un dibattito o comunque un approfondimento pari a quello che si vede, ad esempio, negli Stati Uniti, le suffragette, ma anche in Inghilterra, in parte in Francia, dove invece delle rappresentanti del femminismo europeo e americano fanno consapevolmente della bicicletta uno strumento che affianca, ad esempio, alle battaglie per la conquista del voto. Tutto questo in Italia manca, quindi non c'è questo appropriarsi della bicicletta da parte del movimento per l'emancipazione femminile, quindi da parte del movimento femminista in Italia. E è un aspetto che rimarrà in realtà non solo in questa fase precoce, ma anche successivamente, e che in realtà può essere esteso un po' più in generale al tema dello sport, cioè molto tardivamente in realtà arriva la consapevolezza, la presa di coscienza del ruolo che lo sport può avere nelle battaglie di rivendicazione per l'emancipazione. Qui un'ultima tabella, quindi a concludere questa prima fase, dove si vede da una parte sicuramente la diffusione che le biciclette hanno, che a partire da un certo momento hanno in Italia, si va dalle 30.000 biciclette nel 1896 alle, ad esempio, 142.000. Ma in realtà i due dati sono quelli fuori dalla parentesi, i dati ufficiali che derivano dal fatto che a partire dall'897 viene imposta una tassa sui velocipedi e quindi questo ci permette in realtà di sapere abbastanza bene il numero di biciclette circolanti ufficialmente. Però poi in realtà, siccome c'erano quelli che potevano sfuggire alla tassa e quindi non essere ufficialmente censite, le stime hanno calcolato numeri un pochino maggiori di quelli ufficiali. Comunque diciamo che all'inizio del Novecento iniziavano a circolare tra le 150.000 e le 200.000 biciclette in Italia, contro le appena 30.000 appunto del 1896. Quindi numeri importanti, ma numeri allo stesso tempo che dimostrano la diffusione abbastanza lenta se paragonati ad esempio a quelli di un paese come la Francia. E arriviamo con tutto questo appunto al passaggio del secolo e a quella che può essere identificata come la seconda fase di periodizzazione di questo percorso della storia della bicicletta che intercetta la storia italiana del Novecento, che è quella che io ho definito l'età della bicicletta utilitaria o della democratizzazione della bicicletta. Che cosa significa? La bicicletta cioè inizia a uscire da quegli utilizzi che abbiamo visto della fase pionieristica, cioè sportivo o comunque ricreativo, per divenire ovviamente molto gradualmente, però sempre di più, un mezzo di trasporto quotidiano, ad esempio per gli spostamenti all'interno del centro abitato oppure dalle campagne al vicino centro abitato. E soprattutto se ne cominciano a cogliere anche le potenzialità come vero e proprio strumento di lavoro. Cioè si capisce che la bicicletta può servire in tutta una serie di professioni per spostarsi più rapidamente e con meno fatica. E quindi medici, fattorini, gli agenti di polizia o le guardie cittadine, i pompieri, ma in realtà si potrebbero citare tantissimi mestieri, diciamo, che si capisce possono essere svolti con più rapidità e con più facilità in bicicletta. Che cos'è però che rende possibile questa democratizzazione, cioè questa diffusione più popolare della bicicletta? Innanzitutto una maggiore standardizzazione della produzione. L'Italia, cioè, che
è ormai pienamente nella sua fase di decollo industriale, inizia a produrre sempre di più autonomamente, quindi ad emanciparsi dalla dipendenza dalle importazioni estere. E ovviamente questo, assieme al fatto che poi iniziano a diffondersi anche ad esempio delle biciclette usate, inizia ad abbassare i prezzi. Se poi tutto questo viene unito negli anni successivi con il fatto che iniziano i primi miglioramenti salariali, anche grazie alle prime rivendicazioni sindacali, tutto questo ci compone piano piano un quadro in cui è possibile una maggiore diffusione della bicicletta anche in strati della popolazione, strati sociali che inizialmente ne erano rimasti esclusi. Qui vi ho messo altre foto che ci fanno vedere appunto questi possibili utilizzi della bicicletta per, diciamo, scopi lavorativi. Questi sono addetti alla disinfestazione contro le mosche. Anche questo deriva appunto dall'archivio fotografico del Turing. Qui c'è un cantoniere dell'azienda autonoma statale della strada. Qui siamo in realtà però già alla fine degli anni 20. Questi sono fattorini in bicicletta, quindi diverse applicazioni, diverse potenzialità dell'applicazione della bicicletta alla vita quotidiana. E i numeri ancora una volta ci dimostrano tutto quello che noi stiamo dicendo, perché effettivamente i dati crescono. Questi sono i numeri della produzione delle biciclette. Come vediamo, piano piano l'Italia inizia ad emanciparsi dalla dipendenza dall'estero, poi vedremo anche i numeri della diffusione. In realtà, però, il fatto che si accresca la produzione interna non è la sola ragione che permette questa maggiore democratizzazione della bicicletta. Ci sono in realtà tutta una serie di altri fattori su cui in realtà ora io andrò molto rapidamente. Ad esempio, l'utilizzo delle biciclette a scopi militari. La bicicletta viene per la prima volta utilizzata, ad esempio, nella guerra di Libia ufficialmente. Ma anche le aperture da parte di alcuni di quei movimenti che inizialmente avevano mostrato quelle resistenze che abbiamo visto nei confronti della bicicletta. Sia i cattolici che i socialisti, ad esempio, inizialmente si dimostrano molto reticenti, per motivi opposti, nei confronti del nuovo mezzo. Nel primo decennio del Novecento, il movimento socialista inizia, ad esempio, a presentare però le prime aperture. Nel 1912 a Imola nascono i famosi ciclisti rossi. Poi, sempre a Imola, l'anno successivo, nasce la Federazione Nazionale dei Ciclisti Rossi, ma in realtà gruppi organizzati si diffondono poi sul territorio nazionale, in realtà soprattutto nell'Italia centro-settentrionale. Quali erano gli obiettivi di questi ciclisti rossi? Sostanzialmente erano chiamati a mobilitarsi in caso di, ad esempio, scioperi, agitazioni, organizzando servizi di staffetta, ma tra le battaglie portate avanti c'era anche la necessità di rendere più accessibile la bicicletta attraverso appunto la produzione, ad esempio, di biciclette più economiche alle masse lavoratrici. E quindi anche questo è sicuramente un contributo importante alla diffusione della bicicletta, che si vede appunto da questi numeri, come vediamo in particolare. Si passa appunto dalle circa 150.000 all'inizio del Novecento alle quasi 400.000, ma poi c'è questo salto, qui è tra il 1907 e il 10, ma in realtà il vero balzo è poi tra il 1909 e il 1910, per due motivi fondamentali. Da una parte perché viene abbassata la tassa sui velocipedi, e dall'altra perché ci sarà, come vedremo tra un po', anche l'effetto giro, quindi il primo effetto importante di questa corsa nazionale sulla diffusione, sulla popolarizzazione del mezzo a due ruote. E vi ho messo sotto anche la tabella delle auto circolanti per affrontare il discorso che ora faremo, del fatto cioè che nel momento in cui la bicicletta inizia appunto a diventare più popolare, a diffondersi, subito però si trova ad affrontare una concorrenza all'apparenza temibile, cioè quella dell'automobile. Tanto è vero che lo stesso Touring Club Ciclistico Italiano nel 1900 cambia il suo nome in Touring Club Italiano. Perché? Perché si dice
Vi fanno subito colte anche le possibilità e le potenzialità del nuovo mezzo a quattro ruote per tutta l'attività che riguarda il turismo. Però è chiaro che per quello che riguarda la bicicletta, perdere in modo così precoce un rappresentante unico degli interessi ciclistici rappresenta anche questo un elemento importante nelle difficoltà che poi la bicicletta troverà nel mantenere una posizione all'interno della cultura italiana. In realtà i numeri ci dicono appunto che l'automobile lo era fino a un certo punto concorrente nei confronti della bicicletta, ma quello che avviene è però che invece molto precocemente a livello culturale l'automobile subentra alla bicicletta nell'attirare su di sé e nel divenire simbolo di quegli stessi valori di modernità, di libertà, di velocità che abbiamo visto fino a pochi anni prima venivano associati invece al mezzo a due ruote, con la conseguenza che quindi molto precocemente la bicicletta, insieme poi ovviamente anche a pedoni, iniziano ad essere associati all'idea di utenti deboli della strada e quindi la bicicletta inizia ad essere associata ad un'idea di qualcosa di popolare, di povero, di modesto, di destinato alle classi più povere, mentre le classi più agiate guardano ad un nuovo oggetto del desiderio. La Grande Guerra poi accentuerà queste contraddizioni perché, come si sa, da una parte sicuramente contribuisce a rafforzare il mito della motorizzazione, ma contribuisce anche a rafforzare la stessa industria automobilistica che esce rafforzata sia qualitativamente che quantitativamente dalla Grande Guerra e dalla spinta che la mobilitazione industriale di guerra dà all'industria meccanica. Dall'altra parte, però, nell'immediato dopoguerra, anche la bicicletta subisce un'ulteriore popolarizzazione. Un'ulteriore popolarizzazione che è dovuta da una parte all'ulteriore sviluppo dell'industria e quindi all'ulteriore abbassamento anche dei prezzi. E iniziano poi ad esempio a diffondersi, vengono messe sul mercato tutte le biciclette militari usate. E, dal punto di vista, ad esempio, le donne che entrano nel mondo del lavoro in qualche modo vedono superate le resistenze all'utilizzo della bicicletta e quindi maggiore diventa l'utilizzo anche da parte della popolazione femminile. Quindi diciamo che per una serie di motivi in realtà gli anni del dopoguerra vedono un'ulteriore diffusione del mezzo a Facendo un passo indietro, questa fase, quindi quella che noi abbiamo definito della democratizzazione della bicicletta e che copre il periodo dall'inizio del secolo fino alla fine della Grande Guerra, è soprattutto la fase che vede il ciclismo divenire sport popolare in Italia, divenire il primo vero sport popolare in Italia. Se come abbiamo visto nell'età pionieristica, erano state soprattutto le gare su pista a generare il maggiore entusiasmo e anche il maggior afflusso di pubblico, a partire dall'inizio del Novecento iniziano a diffondersi le gare su strade, quindi gare di resistenza più che esclusivamente di velocità. Ai primi anni del Novecento risale la nascita di alcune di quelle che ancora oggi sono le classiche della stagione ciclistica. In particolare nel 1905 nasce il Giro di Lombardia, che nella sua prima edizione doveva servire soprattutto come evento che doveva fare da cassa di risonanza dal lancio dell'esposizione di Milano nel 1906 e che poi però diviene appunto un appuntamento annuale ricorrente, una classica appunto. Nel 1907 nasce la Milano-Sanremo, l'altra classica, la classica di primavera. Iniziano ad emergere quindi anche i primi nomi, i primi eroi del turismo, da Romolo Buni a Federico Momo e poi il Diavolo Rosso Giovanni Gerbi. Una cosa importante da sottolineare è che la maggior parte di queste iniziative vengono tutte
dirette organizzate all'interno del circuito della Gazzetta dello Sport. E quindi da subito, e qui si ritorna al tema del ciclismo che intercetta i grandi processi di modernizzazione del paese, da subito si crea questa sorta di legame indissolubile tra l'evento sportivo da una parte, il circuito mediatico, che in questo momento è soprattutto appunto la stampa e in particolare la Gazzetta dello Sport, e l'apparato produttivo nazionale, perché ovviamente in una corsa, come ora vediamo, come il Giro d'Italia, si in qualche modo concentrano gli interessi sia appunto del circuito mediatico che dell'apparato produttivo. Nel 1909, appunto, nel maggio del 1909, quindi, l'Italia vede, conosce la prima edizione del Giro d'Italia, di quella che abbiamo detto poi era destinata a divenire una vera e propria istituzione di lungo periodo del paese, ovviamente sulla scia di quello che era stato anche il successo del Tour de France che veniva corso a partire dal 1903. Le finalità degli organizzatori erano molto esplicite, da una parte aumentare la vendita delle biciclette, dall'altra aumentare la tiratura e quindi la vendita delle copie della Gazzetta dello Sport, oltre ovviamente a popolarizzare, a diffondere l'uso e la popolarità della bicicletta. Effettivamente la prima edizione del Giro non delude queste attese. I partecipanti sono tutto sommato numerosi, 127, grande pubblico assipato lungo le strade. La bicicletta vede aumentare di circa 100.000 copie le sue, la Gazzetta vede aumentare di circa 100.000 copie le sue, la sua tiratura. Come abbiamo visto, tra il 1909 e il 1910 c'è anche un salto importante nel numero di biciclette circolanti, che sicuramente almeno in parte risente di questo effetto, giro. Ma perché il Giro ha così successo? Perché il ciclismo diviene il primo sport popolare in Italia? Ovviamente non ci soffermeremo noi troppo su questo, ma esistono insomma studi a partire dallo studio classico di Daniele Marchesini sul Giro d'Italia, ma anche gli studi del professor Pivato, ovviamente tantissimo ci hanno detto e ci dicono su questo. Volendo in qualche modo riassumere, possiamo dire che appunto alcuni aspetti, cioè alcune ragioni del successo del ciclismo e del perché il ciclismo diviene sport popolare intercettano alcuni aspetti ancora una volta che attengono più al quadro materiale del quadro, diciamo, storico del momento. Innanzitutto il Giro appunto inizia ad essere corso in un momento in cui esiste già una stampa, e una stampa in particolare sportiva specializzata, e quindi un circuito mediatico non solo in grado di fare da cassa di risonanza, ma anzi, come abbiamo visto, di promuovere esso stesso l'evento o Giro. Inoltre, il Giro fa in qualche modo da specchio di un paese che sta vivendo, e anzi, è nel pieno del suo decollo industriale, ma ovviamente fa da specchio ad un paese che si sta industrializzando, ma fa da specchio anche ai limiti o all'incompletezza di questa industrializzazione. Il Giro, ad esempio, è un giro che nelle prime edizioni non raggiunge, ad esempio, le regioni meridionali, si ferma a Napoli, ad esempio, nella prima edizione. È un giro che mostra un'Italia ancora arretrata da tanti punti di vista. Quindi, in qualche modo, un evento che però riesce a fare da specchio a un paese che, pur con tutti i suoi ritardi, sta comunque avviando il proprio processo di industrializzazione. Intercetta appunto un paese dove l'avvio del processo di industrializzazione, ma anche l'avvio del processo di modernizzazione sociale, ha iniziato a portare i primi risultati con la riduzione, ad esempio, dell'orario settimanale di lavoro e quindi la conquista dei primi spazi di tempo libero, i primi aumenti salariali che a loro volta garantiscono un primo parziale aumento di diffusione dei consumi.
Intercetta il giro anche un mondo della comunicazione in qualche modo pronto a fare da cassa di risonanza ad un evento del genere. Basti pensare a tutto l'apparato di pubblicità che nasce e si diffonde attorno al Giro d'Italia, le cartoline e ancora una volta i manifesti pubblicitari, spesso anche commissionati a nomi importanti appunto dell'epoca. Qui ecco, vediamo ad esempio alcune sulla destra alcune delle cartoline che venivano pubblicate ad illustrare il percorso del giro. Ma a parte tutto questo, c'è anche un aspetto più culturale. Diciamo che il ciclismo riesce probabilmente ad affermarsi perché si dimostra in qualche modo uno sport democratico. Si dimostra uno sport dove la capacità, la possibilità di successo non è legata ad una ragione di nascita o di appartenenza sociale che quindi in qualche modo sfugge alle capacità personali, ma è un tipo di successo che è molto legato allo sforzo personale, all'allenamento sicuramente, alla dotazione fisica e quindi in qualche modo uno sport dove chiunque, tant'è vero che comunque i primi nomi che emergono non sono, a differenza ad esempio di sport come l'equitazione, il tennis, che rimangono a lungo sport destinati e limitati a certe classi sociali, i campioni del ciclismo spesso sono campioni che provengono da classi sociali tutto sommato basse, che spesso magari utilizzano la bicicletta per spostarsi quotidianamente, per andare a lavorare e che in qualche modo dove lo spostamento quotidiano rappresenta però anche una forma di allenamento che poi permette loro di prevalere nella gara e nella competizione. E per finire, il ciclismo si dimostra nell'Italia di inizio Novecento, ma poi anche nei decenni successivi, come lo strumento, lo sport che meglio riesce a portare avanti un discorso, diciamo, una missione di unificazione, di nazionalizzazione e in parte anche di alfabetizzazione. Poche cose, cioè come il ciclismo, riescono a unire un'Italia che, come sappiamo, al di là della retorica di certe definizioni, era un'Italia per certi aspetti ancora da farsi. Attraverso il ciclismo e attraverso in particolare il Giro d'Italia, attraverso questa corsa a tappe che percorre l'intero territorio nazionale, per la prima volta molti italiani, ad esempio, conoscono, anche grazie appunto a questi percorsi che vengono pubblicati, a questi itinerari che vengono pubblicati, per la prima volta conoscono parti del loro paese e non si parla solo di grandi città, perché una delle caratteristiche del giro, quindi di queste corse a tappe nazionali, è che vanno a toccare non solo le grandi città capoluogo, ma anche la provincia e anzi soprattutto la provincia. E quindi attraverso il giro, ad esempio, per la prima volta molti italiani conoscono quella parte d'Italia che probabilmente in tutta la loro vita poi non avrebbero mai visto, perché si tratta ancora di una realtà in cui molte, la maggior parte delle persone per tutta la vita non si sarebbero spostate dal luogo di origine e dal luogo di lavoro. E quindi appunto anche un'opera non solo di unificazione ma anche proprio di alfabetizzazione, lo stesso fatto di leggere la stampa sportiva rappresenta un grande veicolo, un grande strumento di alfabetizzazione in un'Italia che ancora ha tassi altissimi di analfabetismo e poi anche in parte di alfabetizzazione storica con questa tendenza anche qui del giro di spesso rievocare tappe o avvenimenti storici importanti o di andare a toccare tappe geografiche che però permettono di ripercorrere avvenimenti, eventi importanti della storia del paese. Quindi, per tutte queste ragioni che intercettano appunto in parte ragioni di tipo materiale attinenti allo sviluppo economico del paese e alla modernizzazione economica del paese e in parte però riguardanti invece il quadro più generale culturale, il ciclismo riesce all'inizio del Novecento ad affermarsi come il primo sport popolare.
C'è una considerazione di Carmine Marino che ti leggo, ma insomma si vede in chat perché l'hanno scritta pubblicamente. A conferma del legame tra ciclismo professionistico delle origini e le case produttrici, l'edizione del 1912 del Giro d'Italia fu aperta dalle squadre che per certi versi erano sponsorizzate dalle case costruttrici di biciclette. Quell'edizione infatti fu vinta dall'Atala. Io ricordo che anche insomma c'era la Bianchi, no? Che è la Esatto, sì, di però cui si fanno tante effettivamente corti. la prima edizione del Giro tra promotori aveva invece Angelo Gatti dell'Atala, che anzi aveva un po' bruciato sul tempo la Bianchi, che invece pare stesse organizzando un evento simile attraverso il Corriere della Sera, però appunto la Gazzetta e l'Atala bruciano sul tempo e quindi danno vita alla prima edizione, però sì, effettivamente appunto è chiarissimo, cioè è proprio evidente la connessione tra l'apparato produttivo, l'apparato mediatico e l'evento sportivo. Sì. Sì, Assunta Gallofrito ti chiede il motivo del ritardo di questo sport per l'Italia meridionale, se c'è una ragione che è facile da spiegare, mi verrebbe da dire, però ho il timore che la risposta sia complessa, però insomma dici tu. Allora, in realtà diciamo che un ritardo che riguarda non solo lo sport, ma appunto la diffusione stessa della bicicletta, cioè del mezzo, perché come abbiamo visto, appunto i dati sulla diffusione, poi via via, insomma, quelli che si trovano, denotano in modo chiaro la divisione in due del paese, cioè per di fatto tutto il percorso che noi andremo a vedere, i dati sulla diffusione e sulla vendita delle biciclette mostrano un'Italia settentrionale e centro-settentrionale con numeri molto più alti rispetto a quella meridionale. E quindi è chiaro che di conseguenza in qualche modo questo si riflette poi anche in una maggiore popolarità del mezzo e quindi una maggiore popolarità sia, diciamo, generale che sportiva. Per quanto riguarda l'esclusione che spesso avviene nel sud dei percorsi invece ciclistici, beh, lì purtroppo il motivo è spesso un motivo pratico, nel senso che se tutta l'Italia appariva fortemente arretrata da un punto di vista, ad esempio, delle strade poco percorribili, però ovviamente nell'Italia meridionale lo appariva ancora di più. E quindi inizialmente gli stessi organizzatori hanno proprio difficoltà a poter organizzare. Poi in realtà, man mano le edizioni successive raggiungono in realtà anche il Sud Italia, però inizialmente effettivamente la condizione delle strade è difficile. Quindi anche in questo in realtà, e ritorniamo appunto al tema della lezione, la bicicletta rappresenta in pieno il grande fenomeno del divario comunque nord-sud, nel senso che il motivo stesso per cui comunque l'industrializzazione è concentrata nel nord e quindi la diffusione del mezzo è concentrata nel nord e quindi ovviamente la popolarizzazione del mezzo avviene più al nord che al sud. Cioè, io volevo farti rifiatare un pochino, ma stanno arrivando domande, quindi te le devo No, no, ma fare, insomma. no, non c'è problema, non c'è problema. Giovanni Guiducci ci chiede perché inizialmente il movimento socialista non era favorevole alla diffusione della bicicletta. Beh, perché il socialismo vede nella bicicletta uno strumento borghese. Inizialmente bicicletta, l'uso della bicicletta, soprattutto appunto per quell'uso che ne viene fatto all'inizio molto elitario, viene identificato come una tipica manifestazione dell'elitarismo borghese e quindi ovviamente non viene insomma, osteggiato dal socialismo, salvo poi a partire più o meno dagli anni 10, come abbiamo visto, invece iniziare a coglierne ovviamente le potenzialità invece di popolarità e quindi anche di utilizzo popolare, però all'inizio è questa associazione all'idea diciamo di uso borghese che ne determina l'ostilità da parte dei socialisti, mentre da parte dei cattolici è l'aspetto secolarizzante della bicicletta che viene in qualche modo osteggiato, oltre poi all'aspetto proprio estetico anche dell'utilizzo della bicicletta da parte dei parroci che si diceva, insomma, erano in qualche modo potevano vedersi ridicoli utilizzando la bicicletta e quindi viene osteggiato anche l'utilizzo da parte dei parroci.
Ma peraltro, appunto, infatti all'inizio, se non ricordo male, ai parroci non era consentito, insomma, in generale ai sacerdoti, al clero non era consentito andare in No, città. esatto, ci sono anche casi di scomunica per chi non Esatto. utilizzava. Anche qui, proprio ovviamente, ci sono soprattutto alcuni parroci di campagna che invece ne cominciano a cogliere giustamente anche proprio l'utilità pratica di potersi spostare un pochino più facilmente per svolgere proprio l'attività, diciamo, parrocchiale, e quindi ci sono i primi casi anche un po' di ribellione. Però sì, era proprio proibito apertamente ed espressamente dalla Chiesa. La terza fase di periodizzazione che possiamo individuare è quella della diffusione della bicicletta di massa, che è il periodo di fatto tra le due guerre, in cui si verifica questa situazione per certi aspetti paradossale, in cui da una parte il fascismo inizia a portare avanti la politica, potremmo dire, ma in realtà la retorica soprattutto della motorizzazione di massa, e quindi dicendo che appunto porterà l'automobile ad essere il mezzo degli italiani. Un tipico segnale di questa politica di motorizzazione è la costruzione dell'autostrada Milano-Laghi nel 1924. Dall'altra però invece i numeri ci dicono che effettivamente, per tutto quello che abbiamo visto prima, la bicicletta è ormai divenuto il primo vero mezzo di trasporto individuale di massa degli italiani. E qui ancora una volta la tabella, non ci soffermiamo, ma ci aiuta anche proprio a livello immediato visivo a vedere il divario tra le biciclette circolanti e le automobili, appunto, nonostante la retorica della motorizzazione di massa. Quindi, sostanzialmente la bicicletta è inizialmente un mezzo che il fascismo tende in qualche modo a disprezzare a vantaggio dell'automobile, salvo però poi recuperarla in funzione autarchica all'inizio degli anni 30. Perché? Perché prima con l'arrivo delle conseguenze della grande crisi, della grande depressione in Italia, ma poi soprattutto con la svolta in politica estera e quindi la guerra etiopia e le sanzioni, l'isolamento dell'Italia e appunto l'irrigidimento della politica autarchica, la bicicletta torna ad essere valorizzata, e lì lo si vede bene ancora una volta dalla stampa, dalle riviste, torna ad essere valorizzata dalla propaganda di regime come il mezzo di trasporto ideale che può garantire, insomma, uno spostamento con poco consumo di carburante, cioè nessun consumo di carburante, pochi costi di manutenzione stradale, oltre poi a in qualche modo intercettare anche la politica di ruralizzazione del paese. Nel senso, si dice che la bicicletta permette di continuare a vivere nell'immediata, diciamo, periferia dei centri urbani e poi spostarsi eventualmente nei centri urbani per lavoro. È ovvio che però è un recupero della bicicletta un po' particolare, perché la bicicletta viene recuperata associandola però da parte dell'immaginario collettivo, così come avviene, ad un'idea di quindi sacrificio, di povertà, di austerità. Cioè, dopo che tanto era stato detto agli italiani avrete l'automobile, avrete l'automobile, gli si comincia a dire no, tornate a viaggiare in bicicletta. Perché? Perché bisogna risparmiare, perché bisogna fare dei sacrifici, perché c'è l'austerità, e poi ovviamente ancora peggio all'idea di guerra. E questo ha un ruolo importante, un passaggio importante, perché in qualche modo ha un peso nella costruzione dell'immaginario che avviene attorno alla bicicletta. È vero che la bicicletta è il mezzo più diffuso, ci sono circa 4 milioni di biciclette in Italia in questi anni, ma è anche vero però che l'immaginario che vi ruota attorno comincia ad essere associato a questa idea di povertà e di sacrificio, da cui quindi gli italiani nell'immediato dopoguerra vorranno rapidamente liberarsi, assieme a tutto quello che in qualche modo continua ad essere associato al tennio fascista e poi in particolare agli anni della guerra. Altrettanto contraddittoria è la politica
sportiva del regime nei confronti del ciclismo sportivo. Ora io qui cerco di andare un pochino più rapidamente, però diciamo che sicuramente il ciclismo non è uno degli sport su cui il fascismo punta di più nella sua politica sportiva. Preferisce infatti puntare su sport che esaltano meglio alcuni valori fascisti, come il valore della modernità, ma abbiamo visto ormai la modernità è associata all'aspetto motorizzato e motoristico, quindi gli sport motoristici, oppure la forza e quindi la box, oppure quegli sport che soprattutto a partire da un certo momento meglio si prestano alla, diciamo, alla strumentalità propagandistica dello sport e quindi ad esempio il calcio. La bicicletta invece, con questo suo bagaglio di sudore, di fatica, di polvere che si porta dietro, è uno sport che male si confà con l'idea di modernizzazione che il fascismo vuole portare avanti. Tra l'altro, l'abbiamo visto, è uno sport che già era pienamente popolare nell'Italia liberale e quindi in qualche modo è troppo espressamente un'eredità di quell'Italia liberale di cui invece il fascismo vuole rappresentare una soluzione di continuità. E quindi per tutti questi motivi, oltre al fatto che Mussolini stesso probabilmente non amava la bicicletta, lui che era il primo sportivo d'Italia non tenta mai come il primo ciclista d'Italia, quindi per tutti questi motivi non è che il fascismo osteggia il ciclismo, ma in qualche modo lascia in questo limbo in cui ne sfrutta le sue comunque potenzialità di sport che volendo o non volendo era a quel momento lo sport più popolare nel paese, ma non ne fa mai lo sport su cui puntare e non ne fa mai lo sport su cui puntare né diciamo in quel quadro di organizzazione dello sport educativo oppure dello sport ad esempio del dopolavoro, quindi dell'organizzazione del tempo libero, né nella sua veste di sport professionistico e quindi ad esempio per il Giro d'Italia, tant'è vero che ad esempio Mussolini non partecipa mai all'inaugurazione o alla conclusione a Milano del Giro d'Italia, mentre come sappiamo spesso presenza alle partite ad esempio di calcio, in particolare della nazionale di calcio. Quindi anche in questo caso, se semmai un certo recupero del ciclismo e della bicicletta c'è, avviene in contemporanea con quel recupero autarchico della bicicletta negli anni 30, rivalorizzando ad esempio un aspetto del ciclismo sportivo che, come abbiamo visto, era passato un po' in secondo piano, quello cioè del ciclismo su pista, e non è un caso che proprio il fascismo inauguri oppure ristrutturi alcuni importanti velodromi. Nel 26 ad esempio venivano inaugurati quello di Crema e di Dalmine, nel 35 a Milano il Vigorelli, nel 37 il velodromo di Varese. E perché? Perché in qualche modo questo rientra in quella stessa politica di infrastrutturazione sportiva che riguarda ad esempio la costruzione degli stadi. È chiaro che in qualche modo la corsa ciclistica su pista, se non altro, permetteva di radunare quelle folle all'interno del velodromo, facendo quindi in qualche modo del ciclismo uno sport un po' più simile ad esempio al calcio, un po' meglio si prestava alla possibilità, nel momento in cui permetteva di radunare in un unico luogo grandi folle, di trasmettere il messaggio fascista, piuttosto che non un Giro d'Italia dove gli spettatori, per quanto numerosi, erano però dispersi lungo la strada e quindi non erano raggiungibili ovviamente dal messaggio della propaganda fascista. Qui ovviamente insomma siamo andati molto rapidi, ma per sottolineare appunto questo ruolo un po' particolare che il ciclismo ha negli anni del regime, dove rimane sicuramente sport popolare degli italiani, ma che non viene mai fatto oggetto di una particolare attenzione nella politica sportiva del regime.
E arriviamo quindi così rapidamente al secondo dopoguerra, dove abbiamo una fase in cui, da una parte, l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto quotidiano si avvia verso il declino, ma paradossalmente è anche però la fase in cui invece il ciclismo sportivo vive la sua stagione eroica. La bicicletta è sicuramente ancora nelle strade del dopoguerra il mezzo più diffuso, un dato su tutti: nel 1946 circolavano in Italia 3 milioni di biciclette e 149.000 automobili, quindi l'Italia è ancora ben lontana dalla sua motorizzazione, di massa. La bicicletta è un mezzo ancora molto ambito, per tanti addirittura irraggiungibile, e quanto è ambito lo dimostra anche il fenomeno diffuso dei furtivendita, così ben rappresentato da un classico come Ladri di biciclette di Vittorio De Sica, che ovviamente non rappresenta solo il fenomeno del furto, ma rappresenta soprattutto la centralità che ancora la bicicletta ha come strumento di lavoro, come strumento che permette di in qualche modo vivere il proprio lavoro. E la motorizzazione, abbiamo detto, è ancora lontana. Quello che gli italiani vivono è un passaggio mediato verso la motorizzazione, attraverso la motorizzazione a due ruote, dapprima con i motori applicati alle biciclette, il Moschito, il Cucciolo, l'Alpino, quindi questi cosiddetti ciclomotori o motorizzazione leggera, e poi ovviamente soprattutto la Vespa, che inizia ad essere prodotta nel 1946, la Lambretta del 1947, e appunto questa motorizzazione a due ruote rappresenta, e anche questa è una particolarità italiana, una sorta di passaggio intermedio verso la motorizzazione vera e propria, probabilmente una sorta di passaggio intermedio in un paese che era ancora troppo povero per poter avere una vera, per poter vivere una vera e propria motorizzazione di massa, ma già desideroso però in qualche modo di fare della motorizzazione uno dei simboli della propria uscita dalla povertà della guerra e della realizzazione definitiva della propria industrializzazione, quindi del raggiungimento del proprio benessere. Qui appunto c'è una foto che ci mostra una bicicletta con applicato il motore Moschito, qui una tabella su cui però non ci soffermiamo, ma che ci fa vedere semmai la diffusione molto rapida dei motoveicoli a partire dal 48 in poi, e quindi dopo la produzione della Vespa e della Lambretta. E abbiamo detto però, paradossalmente, se è il momento in cui gli italiani, pur ancora muovendosi in bicicletta, però sono in qualche modo ansiosi di andare verso la motorizzazione di massa, dall'altra parte il decennio, quindicennio del secondo dopoguerra è quello che appunto Daniele Marchesini ha definito, ad esempio, il periodo d'oro del ciclismo italiano, in cui il ciclismo era già, lo abbiamo visto, ma ancora una volta e ancora di più si afferma come sport popolare, molto più popolare ancora del calcio. È lo sport che permette, ad esempio, all'Italia di ottenere grandi vittorie nazionali, ma soprattutto internazionali, in una sorta anche di desiderio di rivincita internazionale per un paese che appunto era uscito sconfitto dalla guerra. È il ciclismo che vive i grandi duelli, che vede l'emergere dei grandi eroi del ciclismo sportivo. Due tra tutte, Coppi e Bartali, è lo sport che di fatto occupa e conquista l'immaginario collettivo degli italiani. Ancora una volta, riprendendo Daniele Marchesini, perché ciò che contribuisce, lui dice, a fare il secondo dopoguerra e il periodo d'oro del Giro è la particolare congiuntura storica. E qual è quindi, perché la particolare congiuntura storica che l'Italia attraversa? Perché ancora una volta, un po' come era successo nella fase di inizio Novecento, quando si afferma il Giro, che è appunto lo sport democratico per eccellenza, ancora una volta il ciclismo sembra in qualche modo fare da specchio di quello che gli italiani stanno vivendo. Il ciclismo quindi come fatica, come specchio del paese che sta faticando per portare avanti la propria ricostruzione,
E quindi i ciclisti diventano un po' gli italiani che, nonostante le loro divisioni, collaborano alla ricostruzione del paese. Soprattutto il ciclismo è ancora una volta, avevamo detto già, lo sport dell'unificazione, della nazionalizzazione, è ancora una volta lo sport che riesce in qualche modo a unire un'Italia che deve affrontare una doppia ricostruzione, sì la ricostruzione materiale del paese, quindi la fatica, ma anche e soprattutto la ricostruzione morale di un paese lacerato, diviso al suo interno, nel suo tessuto sociale, da 5 anni di guerra, da 2 anni di guerra e liberazione, da un ventennio fascista che ha veramente lacerato il tessuto sociale del paese. E quindi un'Italia impegnata in questa doppia ricostruzione, e in cui ancora una volta il ciclismo, anche attraverso le proprie divisioni, i propri grandi duelli, però è lo sport che riesce a unire gli italiani. Tant'è vero che poi attorno a questa idea del ciclismo unificante sono nati anche alcuni miti, primo tra tutti quello del 48 e del ciclismo avrebbe salvato il paese dalla rivoluzione dopo l'attentato a Togliatti. Sappiamo che la ricostruzione storiografica ha ampiamente e giustamente smentito tutto questo, ma quello però che è vero di tutto questo è sicuramente il clima, la reale capacità in questo momento del ciclismo sportivo di rispecchiare, di unificare un paese pienamente in cammino verso la modernizzazione, ma non a una modernizzazione non ancora raggiunta. E quindi ancora una volta lo sport che meglio rappresenta questa sorta di modernità, ma anche ancora di arretratezza che il paese vive. E non è un caso che appunto un primo declino del ciclismo va nel momento in cui il paese raggiunge la sua piena modernizzazione. E siamo appunto nella fase del miracolo economico e in quella che da un punto di vista delle vicende della mobilità ciclistica può essere definita della bicicletta invisibile. Il miracolo economico con la sua motorizzazione di massa, soprattutto con la 600 nel 55 e poi la 500 nel 57, di fatto relega sempre più la bicicletta a utente debole, povero della strada. Ancora una volta il cinema ci aiuta ad inquadrare visivamente tutto questo, il sorpasso di Dino Risi ad appena 14 anni da Ladri di biciclette ci fotografa però il divario, la frattura che in un tempo storico così breve è avvenuto per due Italie che sembrano davvero due Italie lontanissime. Da quel momento, e lo vedremo per l'Italia almeno fino agli anni 80, di fatto la bicicletta scompare dal discorso pubblico, scompare dagli studi sul traffico, scompare dalla pianificazione della mobilità urbana, scompare soprattutto dalla narrazione della mobilità e quindi dalla cultura della mobilità del paese, che si incentra esclusivamente sulla motorizzazione privata attraverso, come sappiamo, ora qui non possiamo soffermarci, un disegno politico vero e proprio, una pianificazione politica vera e propria che vede il convergere di una serie di interessi anche industriali e che in qualche modo viene accompagnata anche dalla costruzione di tutta una infrastrutturazione che doveva servire a questa Italia della motorizzazione, di cui ovviamente il simbolo è la costruzione dell'autostrada del sole. Abbiamo detto quindi la bicicletta diviene invisibile, le viene relegato tutt'al più un ruolo complementare all'automobile. È molto bella l'immagine delle ultime pagine del libro di Stefano Privato sulla storia sociale della bicicletta, in cui appunto prende come immagine rappresentativa la Graziella, la bicicletta ripiegabile, che viene cavata
sul portabagagli delle piccole utilitarie con cui gli italiani vanno in vacanza nel miracolo economico. E la bicicletta, quindi, che in qualche modo non è più sulla strada, ma diviene un supplemento, quasi un optional, un accessorio dell'automobile da in qualche modo utilizzarsi negli piccoli spazi lasciati vuoti appunto dalla motorizzazione, dove ovviamente meno spazio per la bicicletta sulla strada significa anche sempre meno sicurezza per i ciclisti, e quindi qui si innesca poi anche tutto un circuito negativo, per cui quindi gli italiani tenderanno sempre più ad abbandonare le due ruote a favore dell'automobile. E quindi ora qui in realtà un po' salto. Anche il 1973, che in alcuni paesi rappresenta in qualche modo una svolta, la crisi degli anni 70, in particolare la crisi petrolifera del 73, nelle politiche di mobilità. Perché? Perché in qualche modo porta ad una prima presa di coscienza sulla non illimitata disponibilità delle risorse energetiche, ad esempio, ma in qualche modo fa anche vedere un'alternativa, introduce un'alternativa nel quadro della mobilità motorizzata dominante. In Italia che cosa avviene? Sì, è vero che l'austerity, domenica a piedi, fanno in qualche modo riscoprire la bicicletta agli italiani, ma è una riscoperta temporanea. Gli italiani riprendono la bicicletta dal garage, dalle cantine, acquistano la bicicletta, tant'è vero che le industrie denunciano che non riescono a produrre stando dietro alla richiesta, ma è in realtà un ritorno temporaneo che, a differenza di quello che accade in altri paesi come l'Olanda, come la Danimarca, che ricordiamoci non sono paesi dove la bicicletta ha sempre dominato, perché anche questi negli anni 50-60 vivono un periodo di motorizzazione incontrollata. Qui però gli anni 70 aiutano ad un recupero dal basso della bicicletta. In Italia tutto questo non avviene. E in qualche modo quest'Italia che cambia, quest'Italia che entra nel miracolo economico, porta anche alla fine dell'età dell'oro del ciclismo sportivo. Ora, intendiamoci, il ciclismo rimane uno sport largamente popolare, lo è tuttora, ma in qualche modo c'è una sorta di avvicendamento come sport più popolare tra il ciclismo e il calcio. E in qualche modo il ciclismo sportivo diviene ancora una volta lo specchio di questa Italia del miracolo, ad esempio nella professionalizzazione esasperata dei ciclisti, nell'introduzione delle sponsorizzazioni extrasettoriali che in qualche modo rappresentano quei prodotti del miracolo economico, gli elettrodomestici, i prodotti per i capelli, le creme, e quindi la sponsorizzazione che anche proprio visivamente fotografa l'Italia del miracolo. E poi ovviamente l'avvento della televisione, che rappresenta una frattura epocale non solo nella cultura del paese, ma anche proprio nell'avvenimento ciclistico, in particolare nel Giro d'Italia, perché cambia ovviamente il modo di fruire e il modo di raccontare l'evento. Quindi tutto questo in qualche modo introduce una frattura che fa perdere al ciclismo quella figura e quell'immaginario collettivo che ne aveva fatto lo sport popolare per eccellenza. Tra l'altro, ritornando alla cosa che abbiamo detto, questi eccessi del ciclismo professionistico contribuiscono anche ad acuire non solo, diciamo, non solo in qualche modo ad introdurre una sorta di declino nel ciclismo stesso, ma anche ad acuire le fratture interne al ciclismo stesso rispetto, ad esempio, ad altre culture della bicicletta, e quindi nascono tante culture che rivendicano la propria cultura della bicicletta, e quindi accanto a quella del ciclismo professionistico esasperato e in qualche modo anche degenerato, perché emergono i primi scandali legati al doping, c'è allora chi rivendica il cicloturismo, quindi l'utilizzo. Dall'altra parte poi emergeranno più tardi invece le rivendicazioni del ciclismo urbano, e quindi, come avevamo detto, questo ciclismo che continua ad essere diviso al suo interno e quindi a dover affrontare non solo la concorrenza, in qualche modo le battaglie esterne, ma anche le divisioni interne, che probabilmente è uno dei motivi che
ancora oggi spiega la difficoltà della bicicletta a conquistare spazio in Italia. Una difficoltà che rimane anche se a partire dagli anni Ottanta anche in Italia si può, anche se con un punto interrogativo, parlare di una rinascita della bicicletta. E ora in realtà io qui però mi fermo, qui tanto vi avevo messo solamente alcuni primi elementi, forse l'unico che si può citare è la nascita della FIAB, la Federazione Italiana Amici della Bicicletta, oggi Federazione Italiana Ambiente Bicicletta, nell'89, perché rappresenta comunque un primo segnale importante di un mondo della bicicletta che inizia a riorganizzarsi. Come sappiamo, le stesse vicende dell'ultimo anno hanno contribuito a riportare al centro il tema della due ruote e della bicicletta, tanto che in qualche modo cambia anche, è cambiato, sta cambiando il mondo culturale che ruota attorno alla due ruote. Si era partita dalla bicicletta come simbolo di, abbiamo detto, modernità e di velocità, per arrivare oggi alla bicicletta come simbolo in realtà di una nuova rivoluzione basata sulla lentezza, sulla capacità di in qualche modo percorrere il territorio con tempi che permettono di esplorare il territorio, oltre che ovviamente di mezzo di in qualche modo alla base di una rivalutazione della mobilità in termini di mobilità sostenibile. In tutto questo ovviamente ci sarebbe poi il grande discorso del ciclismo sportivo e di quello che può essere il futuro di un ciclismo sportivo e soprattutto delle grandi corse a tappe nazionali che abbiamo visto nascono come eventi prettamente nazionali, e quindi quale può essere il futuro di questi eventi tipicamente nazionali in un mondo sempre più globalizzato. E quindi sicuramente anche questa è una delle grandi sfide che il ciclismo deve affrontare, ma che sicuramente ci dimostra come continua in qualche modo la bicicletta, nel bene e nel male, a fare da specchio a questo processo e quindi a dimostrarsi strumento capace di leggere i processi di evoluzione sociale ed economica del paese. Se posso dare via alle danze, avrei due domande. Una che è più una curiosità, invece una che entra più nel metodo della didattica. La curiosità è, corrisponde al vero, perché per me è sempre un sentito dire, no? Abbiamo parlato, il fascismo non amava il ciclismo, per tanti motivi, lei ha spiegato molto bene perché. Corrisponde al vero che è anche perché, pensando ai cinegiornali in particolare, il ciclismo, nel momento in cui si faceva vedere una corsa ciclistica, si vedevano anche i paesi, no? Si vedeva anche la realtà di un'Italia propagandata come moderna, bellissima, all'avanguardia, eccetera, ma che in realtà nei piccoli paesi di provincia si vedeva chiaramente fosse misera e anche molto arretrata. Mi chiedevo se questo è vero. Sì, sicuramente questa è una delle ragioni. Appunto, abbiamo detto, il ciclismo in qualche modo fa da specchio alla modernizzazione, ma anche alla arretratezza. È ovvio che questo al fascismo non piaceva troppo, perché la retorica fascista invece voleva mostrare solamente il lato della modernizzazione, appunto perché meglio allora il ciclismo nei velodromi, perché comunque c'era solo l'aspetto della gara, della competizione, della corsa. Il ciclismo che percorre le strade, che appunto attraversa i paesi, spesso la provincia, e quindi spesso proprio quelle zone che mostravano quanto in realtà il paese fosse lontano da quella modernizzazione che il fascismo predicava e voleva mostrare agli italiani, è ovvio che rischiava di dare, di prestarsi non a strumento di propaganda, ma anzi a strumento di propaganda negativa. Quindi questo è sicuramente uno dei motivi per cui non amava. È ovvio che in qualche modo appunto le immagini poi circolavano, e quindi vedere un paese con le strade in gran parte ancora non asfaltate o comunque in cattive condizioni, paesi che mostravano l'arretratezza, era un messaggio che il fascismo non si poteva permettere di mandare al paese. Ecco, poi so che ci sono anche altre domande, per cui magari la lasciamo per ultima questa, nel caso ci sia spazio. Mi è piaciuta moltissimo, perché il riferimento a rade di biciclette, come dire, è quasi inevitabile e racconta molto bene. Tra l'altro è un film che credo anche le generazioni dei più giovani
è talmente un must, insomma, si conosce anche se non si è visto. Io Però io infatti avevo diceva. messo anche due link sia di Rado di Biciclette che del Sorpasso che proprio per motivi di tempo non ho fatto vedere. Ma ad esempio quando faccio lezioni ai miei studenti spesso invece li Esatto. faccio vedere perché secondo me è importante anche cioè, Volevo riuscire attraverso il cinema a proprio vedere. chiedere questo, nel senso che invece il sorpasso non me l'aspettavo. E è interessante invece, no? Il cambiamento in così pochi anni da oggetto del desiderio a oggetto bistrattato. Quindi la mia domanda era, se vuole rispondere dopo avere risposto alle altre domande, se ci sono altri film che ci può suggerire. Ecco, così. Ma allora, in realtà io utilizzo soprattutto questi due, nel senso che poi per carità, ad esempio a me è capitato di riguardare tempo fa La vita agra, ad esempio, è anche quello un film, però non in modo così diretto. In realtà però anche lì si vede da una parte la motorizzazione, perché a un certo punto ci sono le scene a Milano di loro che si stringono tra le automobili, e però a un certo punto si vede anche la rimessa delle biciclette che ancora comunque rappresentano il mezzo, ad esempio, di chi va a lavorare in fabbrica. Quindi in realtà io che poi ho questo interesse cerco sempre poi in tutti i film magari di cercarci, però ecco, Ladri di biciclette e Il sorpasso, secondo me, in modo molto molto evidente invece mostrano davvero questa rottura, cioè in un tempo brevissimo, però ci sono due mondi, veramente due mondi, Molto perché interessante. il sorpasso, tra l'altro c'è una scena molto bella di loro che sorpassano proprio un ciclista e che lo prendono in giro, quindi lì davvero si vede proprio un'automobile che prende in giro il ciclista perché sta sudando, sta pedalando e Certo. loro ovviamente con la macchina Grazie, mi ha sportiva. già risposto. Lascerei spazio a Igor per le altre domande. Sì, guarda, te ne leggo, sono 2/3, poi c'era forse Silvia Pizzirani che voleva intervenire, quindi nel caso le diamo la parola poi subito dopo. Allora, Alberto Rossi chiede, alla luce dell'analisi fatta, che impatto potrà avere il cosiddetto bonus bici inserito nella legge di bilancio 2020 e il mondo della bici potrà evolversi in Italia? In parte gli risponde già Antonella Ciocchi, ci vogliono le infrastrutture, vivendo a Milano io per esempio vedo queste piste ciclabili meravigliose che all'improvviso finiscono sullo stradone a doppia corsia con le macchine che ti passano sopra, quindi insomma, bonus Ecco, bici poi bene, ma insomma bisogna voglio vedere. puntualizzare una cosa a proposito di questo, quando tu hai finito il Sì, tuo intervento. ok, d'accordo, grazie Antonella. Poi invece Giovanni Indolfi chiede a che punto è il ciclismo professionistico femminile? E Monica Valmigli fa una domanda, la bicicletta nel periodo della resistenza, sarebbe un discorso in realtà enorme, la bicicletta nel periodo della resistenza, quindi insomma, sì, diciamo che forse non è il primo momento in cui la bicicletta viene vista come legata ai fuorilegge, però insomma, sì, queste direi per adesso. Perfetto, allora cerco di essere rapida, anche se in realtà sono domande che, soprattutto la prima, mi farebbero aprire tutto un altro discorso, Esatto, perché poi sono le immagino. cose su cui lavoro e quindi. Però allora diciamo che il bonus bici, i dati anche più aggiornati di ANCMA, insomma, o che ci vengono dalle industrie, ci dicono che effettivamente ha portato ad una vendita di biciclette, insomma, notevole nell'ultimo anno. Io stessa sono andata a cercare una bicicletta quest'estate e ti dicevano no, fino all'autunno non ci sono le consegne. Quindi, nel senso, questo è indiscutibile. Mi hanno anche detto, io non avevo mai visto un negozio vuoto di biciclette in tutta la mia vita, rivenditore. Cioè, c'è stato questo. Ora, quello che io però dico è facciamo in modo che non sia l'ennesima occasione persa, nel senso che come abbiamo detto un po' per il 73, anche lì c'è l'entusiasmo, le bici vengono vendute, però poi vengono rimesse presto in cantina, nei garage, tutt'al più tirate fuori la domenica per il giretto. Se davvero si vuole invece il salto culturale, secondo me c'è bisogno che ci sia ovviamente un discorso più vasto, a partire dalla questione infrastrutturale, perché oggi il problema delle sicurezze della bicicletta è un problema di sicurezza innanzitutto, e quindi se uno non fornisce l'infrastruttura che garantisca sicurezza al ciclista, ovviamente per quanto ci possa essere una propensione all'uso della bicicletta in città, le persone giustamente, io per prima non la uso se non la sento, cioè se non mi sento sicura, ma anche lì l'infrastrutturazione deve essere un infrastrutturatore razionale, cioè non uno spot
elettorali, bello inaugurare la pista ciclabile perché comunque oggi è anche un po' di moda, ma poi però va a finire magari sulla strada, ti mette il ciclista sulla strada e viene sicuramente, va sotto un'automobile. No, ci deve essere una pianificazione che guardi all'idea della pianificazione della mobilità. E quindi trasporto pubblico, sharing mobility, bicicletta, ci deve essere l'insieme della pianificazione della mobilità. Quindi io spero davvero che anche insomma un po' anche con il Next Generation e quello che verrà, non sia l'ennesima occasione persa per poter dare una svolta a favore del recupero della bicicletta. Ecco, sono andata molto rapida perché. Poi, ciclismo professionistico femminile, suggerirei soprattutto una lettura perché c'è un libro di Antonella Steritano, che è un'amica, insomma, e una collega, poi tanto ve lo manderò nella bibliografia, che ha affrontato tutto il lungo percorso del rapporto tra donne e biciclette fino ad arrivare appunto agli avvenimenti recenti. In realtà qualcosa si è mosso, nel senso non siamo più ovviamente ai livelli di forte arretratezza che, in cui l'Italia era fino a qualche decennio fa, però, ma questo riguarda in realtà un po' tutto lo sport femminile, ancora molto resta da fare, ancora molto resta da fare a livello di rappresentanza innanzitutto, perché c'è un problema di dirigenza anche femminile e dello sport femminile, e poi ancora una volta anche rimane molto da fare a livello di comunicazione, perché è assurdo, ma ancora si percepisce un modo di comunicare lo sport e l'atleta donna in un modo diverso rispetto allo sport e all'atleta uomo, cioè ancora per assurdo si leggono cronache dove si punta sull'aspetto fisico, sull'abbigliamento, sulla ciclista che magari è bella oppure sulla ciclista che invece non è bella perché ha i muscoli troppo sviluppati. E quindi ecco, se da un punto di vista legislativo, come più in generale sulla questione dell'emancipazione femminile, molto è stato fatto, ma da un punto di vista, secondo me, culturale e della comunicazione, rimane molto da fare anche dal punto di vista del ciclismo professionistico. E poi, la bicicletta e la resistenza. Sì, appunto ci sarebbe qui da primo mondo. In realtà si vede come ovviamente in qualche modo la bicicletta conferma quelle paure di chi fin dalla fine dell'Ottocento, e penso alle agitazioni a Milano a fine Ottocento, vi aveva visto uno strumento pericoloso e quindi l'aveva vietata, e si dimostra però appunto uno strumento, in realtà un grande strumento di lotta. E di sostegno alla lotta. Tra l'altro, anche qui è importante per la vicenda femminile, perché spesso sono le staffette femminili che utilizzano la bicicletta, tra l'altro per operazioni pericolosissime, perché insomma si spostavano in bicicletta portando comunicati, armi, rischiando ovviamente se venivano bloccate l'uccisione. Certa, sicura, e però svolgono appunto soprattutto le donne della resistenza in bicicletta un ruolo fondamentale, e quindi questa bicicletta che si dimostra, per quanto appunto fosse stata tanto bisfrattata durante il ventennio fascista, in realtà un straordinario strumento di lotta per la guerra di liberazione. Lotta, ma anche identificata poi come appunto lo strumento dei partigiani, quindi insomma E proprio ovviamente, esatto, dall'altra parte invece le identificata come norme che quasi. prevedono di sgonfiare le ruote quando si entrava in città o togliere la catena, no? Proprio per evitare che Esatto. No, ma con potessero. vero e proprio coprifuoco, tra l'altro, Sì. perché ovviamente appunto biciclette Certo. in circolo voleva dire possibilità di azioni sovversive, Sì, quindi. perché poi si pensa alle staffette con la bicicletta, ma c'è poi tutta la questione dei gap in città che invece usavano Esatto, molto le esatto. biciclette. Quindi io chiederei a questo punto a Silvia Pizzirani se vuole intervenire, visto che aveva alzato la mano brevemente, altrimenti lascerei velocemente la parola ad Antonella Ciocchi che voleva aggiungere qualcosa. Silvia, Salve, sì, no, io qualche. faccio una domanda velocissima. Velocissimo, Uh, sì, sì, grazie. assolutamente, grazie per questo ciclo e per questa lezione. Io sto facendo una ricerca sugli anni 70, soprattutto la questione consumi austerity, buona parte all'Istituto Pari di Bologna, tra l'altro, molte fonti. E stavo appunto, non mi occupo di bicicletta, però c'è molto un discorso che nasce proprio dopo la crisi, un po' questa sorta di comodificazione dello spazio naturale, della campagna.
come appunto un nuovo luogo di turismo per scappare dallo stress della città, eccetera, eccetera. Però c'è molta anche, c'è molto elitarismo attorno a appunto a tutta questa, tutto questo discorso. E mi chiedevo, e lo sto vedendo un po' anche con la, cioè, con la bici anche a lato, cioè una sorta appunto di dire che alla fine la bici diventa, sembra, viene quasi descritta come una scelta che appunto si fa perché il contatto con la natura, perché così si evita appunto lo stress del traffico, eccetera. E quindi sembra quasi, cioè appunto la bici viene più legata a una scelta che uno può fare, a differenza invece di chi è obbligato per dove vive, le zone in cui vive, il tipo di vita che fa a dover usare l'automobile. Quindi mi chiedevo se, oltre ovviamente a tutto il discorso economico, cioè che l'Italia comunque aveva un'economia molto legata alla macchina, quindi anche le infrastrutture le lega molto all'automobile, però se anche per caso questa questione più culturale possa aver influenzato anche, diciamo, una minor diffusione della bici, cioè questo anche farlo vedere un po' quasi come uno strumento più elitario, nel senso appunto più una scelta. Non so se mi sono spiegata, ho cercato di essere breve, però grazie. Sì, no, benissimo, e è bellissimo questo che dice lei. Purtroppo appunto non ho potuto approfondire perché siamo andati veloci, ma è bellissimo, e anzi, secondo me è quasi più importante questo aspetto culturale rispetto al solo aspetto economico, e che rientra un po' in quella cosa che dicevamo della divisione interna al mondo della bicicletta, cioè il mondo della bicicletta non riesce a presentarsi come mondo unitario, ma anzi, soprattutto a partire dagli anni 70, nascono tante culture della bicicletta, ognuna delle quali guarda con sospetto l'altra, e quindi la scelta della bicicletta viene percepita quasi come scelta snob, paradossalmente, piuttosto che come scelta dal basso, quindi di cultura popolare dal basso, come invece avviene ad esempio in Olanda con il movimento prima dei Provo, quindi, ma in realtà poi c'è tutto il movimento a difesa contro le morti dei bambini sulle strade, insomma, lì riesce, diciamo, a creare una cultura unificante. Invece effettivamente in Italia nascono queste tante culture che però ognuna delle quali guarda in qualche modo con sospetto se stessa, e allora appunto c'è la scelta di chi dice sì, scegli la bicicletta, ok, ma perché te lo puoi permettere, e così come magari ti puoi permettere di andare a vivere in campagna ritirandoti in una sorta di ritiro privilegiato, oppure poi in tempi più recenti allora il ciclista urbano, che anche lì però viene visto un po' come il giovane un po' snob che fa la scelta della bicicletta, ma perché comunque se lo può permettere, si può permettere di comprare il modello più costoso. Quindi ecco, c'è effettivamente questa difficoltà a costruirci attorno una cultura unificante, piuttosto che invece una cultura di tante culture della bicicletta, tutte però in qualche modo viste come troppo elitarie perché divengano la cultura dominante. Quindi paradossalmente la cultura dominante popolare viene vista quella dell'automobile, cioè la vera cultura popolare viene vista quella, quando insomma per assurdo in realtà da tanti punti di vista insomma il mezzo popolare sarebbe stato la bicicletta.